Parte in nero dedicato all'occupazione di Ripa di Porto Ticinese 83 a Milano. Abbiamo scelto un altro portone divelto, un'altra volta senza porta, un'altra strada storta. Ascolta, non è la prima, non sarà l'ultima. Sei alta 1,68. Hai i capelli lisci, neri, lunghi fino alla zona lombare. Io sono. Pesi 45 kg. Porti il 37 di scarpa, seno 90, dita 60, fianco 87. Fermata 24. Hai 22 anni, probabilmente devi avere una a volte è dura essere del tossico filiaci, soprattutto quando fa così caldo e tu hai la bici bucata. Sono nato nel 45 e sono cresciuto a Milano, in zona centro. Da ragazzini eravamo al terrore del postribolo di via Caravaggio. È in quel momento che il ragazzo mi sorregge, gli rispondo con un cenno dell'Italia. Il quartiere Gasolino. La notte dorme e sonni piuttosto tranquilli, sospeso dal piazzale Loreto con i suoi otto tentacoli e l'andrate. Ti faccio degli esempi. L'acqua scorre nei fiumi seguendo il dislivello del terreno. Il vento nasce dalle differenze di temperatura tra l'aria, gli oceani e il suolo. Mercoledì 19 novembre a scuola la mattinata si è presentata molto difficile. Come al solito ci raccogliamo in un angolo della classe e ci lasciamo andare ad un momento di conversazione a cui segue una lettura. Una bambina, entrata un po' in ritardo, a voce alta, in modo concitato, ha rotto il momento di riflessione e rivolgendosi alla sua insegnante le ha comunicato la preoccupazione per la sua famiglia, che alle 11 di quella mattina sarebbe stata sgomberata dalla polizia e messa su una strada. Calma, ci vuole calma, devo raccogliere le idee e capire cosa fare. I miei genitori sono morti anni fa. Io sono nata a Milano, maschio, una cittadina in provincia di Vicenza. Un antico abitante del quartiere. Ci siamo trasferiti qui nel 1986. Il cognome, secondo l'ultimo piano di mia mamma, ha fatto la parte di prematuro di due mesi. Quando è andato scandalo l'incubazione e la resa sensibile al sonno, per questo incuba quasi tutte le notti. La famiglia non andò mai a ritirarlo all'ospedale. Più a Milano, con via Nero, adottato da una piccola famiglia di topi di campagna, trasferiti in città perché la campagna non siamo in posto. Maurizio, quello sì che c'ha un camperone, sarà lungo 100 metri, ma loro sono tanti, compresa la nonna e le due zie, sono 9, 10, 12 forse. È il più grande del campo, quello più bello però è quello di zia Gora. E la veranda col salotto, una volta ci sono entrato di nascosto. Saliamo in moto, prima, seconda, terza e poi via su una ruota. Voltiamo l'angolo di via De Predis e chi mi vedo? 13-12-2009. Quanto notte, mi piace. Piazza Duomo. Ha due occhi felini che mi fanno girare sempre quella roba. Sono lì da solo per i fatti miei, con gli uomini azzurri sul furgone, azzurro e peso. E sono non ricordo nemmeno dove e come si mette in Milano. Fatto sta che il 20 aprile non è come quando mi volevo che certo che c'era la faceva di fotina bionda che sorridevano e prendevo il burger burger e lo guardavo e mi sorridevano. Non è più così, non c'è più amore a Milano di questi tempi. 13-12-2009, via fate bene fratello. Tartaglia, dico qual è lei, Tartaglia? Sì, allora vorrei vedere lei. Non ho visto lì. Con tutta la faccia piena di sangue. Mia madre pulisce casa, sgranocchia mentine, sogna davanti alle telenovelas. Mio padre, MS blu in bocca, sdraiato sul letto, smaltisce una vita dedicata al lavoro. Anni interi distillati lentamente tra le anici del mattino e i bianchini della sera.